Ciao a tutti e benvenuti. Torniamo nel 1965, dove negli Stati Uniti ha inizio il programma Gemini. È il programma spaziale degli Stati Uniti con l'obiettivo di portare un equipaggio nello spazio, quindi una coppia di persone, come dice il nome del programma Gemini. Era già avvenuto nell'Unione Sovietica con il programma Voskhod qualche mese prima. Il 23 marzo del 1965 sulla rampa di lancio si posiziona un razzo Titan e in cima una capsula, la Gemini 3, con a bordo il comandante Virgil Grissom, che abbiamo già conosciuto per la Mercury Rezone 4, cioè il secondo uomo, il secondo americano a raggiungere lo spazio. E il pilota che è il John Young. Durante il volo furono diversi test ad essere effettuati ed uno di questi riguardava proprio il cibo che dovevano mangiare gli astronauti, quindi si fanno dei test sul cibo degli astronauti. In particolare Virgil Grissom era famoso per il suo umorismo e John Young, il novellino di turno in questo caso, non voleva essere da meno e quindi e fece qualcosa che non fu presa nel modo giusto dalla NASA, cioè fece una sorpresa a John Young fece una sorpresa a Virgil Grissom portando il suo cibo preferito, cioè un sandwich a bordo della capsula Gemini 3. Questo non era previsto, il sandwich chiaramente non era adatto per essere mangiato nello spazio. Aprendolo, le varie briciole, i suoi componenti cominciarono a sparpagliarsi nella capsula, rischiando di danneggiare la strumentazione. E nonostante questo, fortunatamente non ci furono problemi durante questa fase, anche se, ripeto, la NASA non la prese proprio nel verso giusto. E nella fase di rientro invece una difficile manovra prevista per l'apertura del paracadute, il posizionamento della capsula durante il rientro portarono entrambi gli astronauti a sbattere violentemente contro l'oblò della capsula, graffiando il casco di John Young e rompendo la visiera invece del casco di Virgil Grissom. Fortunatamente non furono dei danni molto gravi e anche la zona di rientro non fu esattamente quella prevista, si allontanarono di circa 84 km per un errore di calcolo. Qualche giorno dopo, il 3 giugno del 1965, viene inviata nello spazio la capsula Gemini 4. A bordo c'è James McDivitt e Edward White. Sarà proprio quest'ultimo, Edward White, a effettuare la prima attività extraveicolare per gli Stati Uniti. Quindi esce e fa una passeggiata spaziale, esce dalla sua capsula e effettua una passeggiata spaziale. Il che non è, anche questa volta non è senza difficoltà. Venne usata una tuta rinominata G4C che utilizzava degli strati di Mylar per controllare la temperatura, una tuta che veniva usata precedentemente anche dall'aeronautica militare degli Stati Uniti e venne migliorata e utilizzata anche quindi per questi primi lanci della NASA. Lo stato euforico di Edward White nel suo essere sospeso nel vuoto lo portarono a ridere, a non voler rientrare quando dopo 23 minuti era finita la fase di attività che doveva effettuare e lui voleva rimandare e non rientrare. A un certo punto, dopo appunto 23 minuti, fu costretto al rientro dicendo che quello era il momento più triste della sua vita. Il 26 novembre del 1965 entra in gioco una quinta nazione, la Francia, da una piattaforma di lancio posizionata in Algeria, invia in orbita un satellite, il satellite denominato Asterix, attraverso un razzo Diamant costruito proprio dai francesi. Diventa quindi la quinta nazione a mettere in orbita un satellite dopo l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, il Canada, l'Italia, però ci riesce attraverso un proprio razzo, quindi in questo caso è la terza nazione a riuscire a farlo attraverso un razzo vettore costruito proprio da loro, dai francesi. E Asterix è un satellite che viene lanciato con un'orbita molto alta e eccentrica. Questo in realtà porta a non farlo rientrare a terra e rientrerà a terra solo tra qualche secolo. Il 4 dicembre viene lanciata nello spazio la capsula Gemini 7 con a bordo Borman e Lovell. Al contrario, il 15 dicembre viene invece lanciata la capsula Gemini 6 con a bordo Schirra e Stafford.
e il primo volo in coppia degli Stati Uniti, la Gemini 6 e la Gemini 7, portando a un avvicinamento tra le due capsule fino a 30 centimetri di distanza, cioè fino a vedersi proprio dagli oblò, dimostrando quindi che era possibile effettuare delle manovre di avvicinamento in orbita e anche molto ravvicinate per prepararsi a quello che diventerà un aggancio, cioè un rendezvous in orbita. La missione della Gemini 7 ebbe una durata decisamente molto più lunga di tutte le precedenti, arrivando a 14 giorni nello spazio, di permanenza nello spazio, e questo portò a diversi esperimenti che dovettero essere effettuati, soprattutto sullo smaltimento e la produzione di rifiuti, sulle tute spaziali e diversi esperimenti scientifici, in particolare legati alla medicina. Procediamo con il 1966 e vediamo un rallentamento netto in questa corsa allo spazio da parte dell'Unione Sovietica, il che è dovuto in realtà alla malattia e al peggiorare della situazione di Sergei Korolev, la persona che era dietro a tutta la progettazione, il capo progettista, come veniva chiamato, dietro a tutti i programmi spaziali dell'Unione Sovietica fino a quel momento. Morì il 14 gennaio del 1966 a causa di problemi cardiaci e un'emorragia interna, tutti i problemi dovuti al peggioramento della sua situazione dopo la detenzione nei Gulag di molti anni prima. E Korolev in realtà non è stato conosciuto dalla comunità internazionale fino a dopo la sua morte. Lo stile sovietico non permetteva di far risaltare una singola persona, una personalità unica, e quindi normalmente ci si riferiva a lui nemmeno con il nome, ma proprio con il termine di capo progettista. Anzi, dopo il lancio dello Sputnik 1, ormai quasi 9 anni prima, la commissione per il premio Nobel chiese all'Unione Sovietica chi fosse la persona dietro a questi progetti, e proprio il presidente dell'Unione Sovietica all'epoca, Nikita Khrushchev, rispose che non si poteva identificare una singola persona, ma era tutto il popolo sovietico che stava partecipando allo sviluppo di quella nuova tecnologia. Quindi questo portò a non avere in vita dei riconoscimenti che però Korolev meritava. Ebbe però la più grande onorificenza per un sovietico, cioè le sue spoglie vennero sepolte nelle mura del Cremlino, nella necropoli delle mura del Cremlino. Nel 1966 negli Stati Uniti assistiamo agli ultimi lanci, alle ultime fasi del programma Gemini, e conosciamo qualcuno degli astronauti che continueremo a vedere e diventeranno molto famosi più tardi nella storia dell'esplorazione spaziale. Il 16 marzo viene lanciata la capsula Gemini 8 e a bordo c'è David Scott e Neil Armstrong, un giovane pilota collaudatore, un ottimo pilota collaudatore che però non era militare. Quindi diventa il primo astronauta selezionato per il viaggio nello spazio ad essere un pilota civile e non militare, e quindi direttamente della NASA. Uno degli obiettivi principali della missione Gemini 8 era un aggancio, un rendezvous in orbita. Venne lanciato precedentemente un satellite, un modulo Agena, che doveva essere un satellite bersaglio. La capsula Gemini 8 con Armstrong e Scott si avvicinò fino a effettuare un rendezvous, quindi un aggancio in orbita con questo satellite bersaglio. Procedette tutto bene fino al momento dello sgancio, quando un oggetto continuò ad espellere materiale e mise in rotazione la capsula, che raggiunse una rotazione di un giro al secondo, a presente i limiti della possibilità sia della struttura della capsula sia dell'interno, della perdita dei sensi interna degli astronauti. E questo portò per la prima volta a un rientro d'emergenza, che però proseguì tutto da manuale. Anche il lancio della Gemini 9 proseguì con numerose difficoltà e dei test che vennero eseguiti, però è ricordata in particolar modo per la morte della
dell'equipaggio originario, cioè gli astronauti Sea e Bassett, che morirono durante una fase dell'addestramento e quindi molto prima del lancio all'interno di un aerojet biposto, quindi mentre facevano dei test in addestramento, vennero sostituiti da Thomas Stafford e Eugene Cernan, che effettuarono il lancio con la Gemini 9. Concludiamo le ultime fasi del programma Gemini nominando i due lanci delle capsule Gemini 10 e Gemini 12. Nella Gemini 10 c'era a bordo John Young, che vola per la seconda volta dopo l'errore del sandwich. Precedentemente viene comunque riselezionato per una nuova missione. E insieme a lui c'è Mike Collins, che lo rivedremo più in avanti. A bordo invece della Gemini 12 ci sono Jim Lovell ed Edwin Aldrin. Entrambi, sia Aldrin che Collins, in queste missioni effettuano delle attività extraveicolari un po' più complesse delle precedenti, e quindi si migliora anche su quell'aspetto, e vengono continuati a fare dei test di aggancio in orbita con un satellite bersaglio a Gena. Tutte le difficoltà di questo programma Gemini che si sono riscontrate servono per far capire, per procedere tra errori e successi e prepararsi a quello che sarà il programma Apollo, quindi con l'obiettivo la Luna. Tutte le enormi difficoltà che si sono riscontrate in queste prime fasi dell'esplorazione spaziale e tutti i rischi che si sono presi su incidenti che potevano avvenire e sono avvenuti durante le missioni, oppure le morti, ad esempio, dei due astronauti selezionati come primo equipaggio della Gemini 9, Elliot Sea e Charles Bassett, insieme alla morte di Sergei Korolev, ci fanno capire che l'esplorazione dello spazio è qualcosa di pericoloso e difficile, ma sono proprio queste persone che affrontano queste difficoltà, sia da terra sia in orbita, che sono una rappresentazione per noi di i sogni e le speranze che rappresenta questa impresa, la conquista dello spazio. Che sono secondo me rappresentate anche dalla frase che disse Korolev proprio in occasione del lancio dello Sputnik 1, cioè che aveva atteso quel giorno da tutta una vita. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci sulle pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sul mondo della scienza e per le prossime puntate di questa grande storia dell'esplorazione spaziale. Grazie a tutti e alla prossima puntata!